i giovani e il loro futuro. I giovani accompagnati dalle istituzioni affinché si accorcino le distanze della politica che sentono lontana. Sono stati giovani, tra l'altro, al centro dell'agenda politica del Festival delle Regioni a Bari, dall'hashtag Azzeriamo le distanze. E sono sempre i giovani che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cita durante l'inaugurazione. Tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l'approccio dei più giovani, cui è chiaro come la natura non possa più essere considerata soltanto un deposito di beni da utilizzare e da sfruttare, e come le risorse del pianeta non siano illimitate e non possono riprodursi all'infinito. Tre giorni intensi, durante i quali sono stati affrontati temi di attualità che riguardano il futuro, la transizione digitale ed ecologica. Il futuro, ma anche i sogni, quelli più volte menzionati durante i talk. Transizione digitale di tradizione verde, fuori da ogni ideologia, ma in ottica estremamente concreta, perché purtroppo rischiamo di ideologizzare troppo. Certi passaggi lo proporremo in un confronto pubblico attraverso il sito della conferenza con il libro verde. Gli spunti sono molto interessanti, per esempio penso a quanto si è detto sulla transizione energetica con un coinvolgimento globale. E non basta ogni singolo territorio un intervento, ma dobbiamo sforzarci perché i grandi protagonisti a livello globale si sforzino con noi, perché altrimenti rischiamo di perdere la partita. O penso ad esempio alla transizione digitale, dove dobbiamo avere il know-how come sistema europeo occidentale e non consegnare invece, come purtroppo sta avvenendo adesso, a paesi terzi. Tutti d'accordo sulla necessità, così come ha suggerito Mattarella, che le istituzioni non si limitino a visioni di parte. Vicine vicine, azzeriamo le distanze dopo due anni in cui le distanze sono state imposte, così come ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Auguro perciò a tutti, ma soprattutto ai più giovani, di trovare sempre la giusta dose di coraggio e di determinazione per azzerare le distanze e per realizzare questo comune impegno per la nostra Italia. Anche, se del caso, nel campo della politica nazionale e territoriale. Grazie.